Come sapete, la speranza è sempre quella di farvi vedere prodotti nuovi per spaziare rispetto a quello che ho sul terrazzo e per cercare di capire quali possibilità mi vengano date dai vari dispositivi che sono messi in commercio e che fanno capo a diversi produttori. Per cui oggi siamo ancora negli spazi di BBQ Lab, poi incontreremo ovviamente Andrea e andremo a farci questo petto d'anatra. Vedete, io l'ho tirato fuori dal freezer dove l'avevo messo ieri, l'ho lasciato in frigo, quindi si è tranquillamente scongelato. Ho ancora il mio bello strato di pelle, il mio bel strato di pelle. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente andarlo a cuocere e lo andremo a cuocere dentro un dispositivo che prima qui su BBQ non abbiamo mai visto. Quale? Ve lo dico tra un secondo. E noi andremo a cucinare il petto d'anatra dentro questo dispositivo e utilizzeremo questo carbone. Andrea, che cosa ho davanti Allora, agli occhi? parliamo di Kamado, in particolare Kamado Bono. Io sono un grande fan di Kamado. Quando penso a un barbecue a carbone, il cuore ce l'ho qua. Credo che siano i migliori barbecue a carbone che ci sono sul mercato per la versatilità che hanno. Quindi possiamo gestire cotture a 100 gradi e arrivare a fare panificati raggiungendo temperature anche di 350-400 gradi. Qual è il grosso vantaggio di un Kamado? Sono barbecue fatti interamente in ceramica. Quindi la ceramica assorbe il calore e lo va poi a restituire alla pietanza. Grosso vantaggio, consumi di carbone bassissimo. Macchine estremamente stabili, una volta che io vado a stabilizzare la temperatura, me la mantiene per tantissimo tempo. L'aria entra e l'aria esce, non ho perdite, non ho ingressi. Quindi, una preparazione cotta in un Kamado, cotta in qualsiasi altro dispositivo, nel Kamado ha una marcia in più. È come se tutti gli umori, tutti gli aromi della cottura vadano proprio ad abbracciare e attaccarsi alla pietanza. Oggi vi voglio parlare di Kamado Bono perché la reputo un'azienda che in questo momento ha uno degli ottimi migliori rapporto qualità-prezzo. Di che genere, Andrea? Allora, abbiamo anche qui una gamma molto ampia. Partiamo dal Picnic, che è il portatile che costa 690 euro, 189 euro, arrivare nelle taglie più grandi ai 1100 euro. Quindi, per essere un Kamado, veramente ha dei prezzi molto aggressivi, con dotazione di siere importanti perché abbiamo sempre il carrello e abbiamo questo sistema di cottura che adesso vi faccio vedere, che è il sistema Dual Zone. Che noi andremo a sfruttare oggi nel petto d'anatra in questa maniera. Perché? Allora, questo è il deflettore in ceramica che permette di fare la cottura in diretta, ovvero io sotto la fonte di calore scalda il deflettore che va a trasferire il calore alla pietanza. Quindi non ho la pietanza a diretto contatto con la fonte di calore. Quindi noi come affronteremo il petto d'anatra? Faremo una prima cottura, una prima parte di cottura attorno ai 100 gradi a cottura indiretta, in modo da far scaldare l'interno, far ammorbidire il grasso, trasmettere un po' di aroma, quindi portare a temperatura. Finiremo poi la cottura per far croccantizzare il grasso, la pelle, quindi del petto d'anatra a cottura diretta, quindi verso la fine alzeremo al massimo la temperatura e andremo a completare la cottura. Ti interrompo un secondo, ovviamente la gestione della temperatura avviene tramite le Sì, ventole come d'ingresso-uscita. esatto. Quindi qui sotto abbiamo la venting regolabile su diverse proprio step e la vent out. E l'utilizzo combinato determina ovviamente la temperatura. Esatto. Fare il lavoro inverso, cioè arrivare a una temperatura altissima e poi abbassarla diventa molto No, complicato, perché giusto? in un Kamado una volta che è caldo rimane caldo Quindi all'infinito. raggiungete la temperatura di esercizio che dovete tenere e poi eventualmente salite per fare, Esatto. come nel nostro caso, una parte di croccantizzazione di pelle e grasso dell'anatra. Consiglio sul petto d'anatra, noi oggi lavoriamo con la griglia a diretto contatto del carbone, può essere anche interessante utilizzare una piastra o una loge, quindi per massimizzare quello che è la reazione di Maillard sul grasso. Lì poi è un po' a scelta. L'idea oggi è anche proprio di, nella parte finale del grasso, farlo colare sui carboni e produrre quello che è la affumicatura naturale data dai grassi che colano direttamente sulle braci. Carbone invece, che carbone Carbone. usiamo? Allora, oggi usiamo il carbone di B&B Charcoal. B&B Charcoal è un'azienda texana. Abbiamo fatto arrivare questo carbone direttamente dal Texas. Qual è la sua particolarità? Che nasce dalle querce americane. Quindi abbiamo
In questo caso carbone di Oak, con una quercia un pochettino più dolce, in gamma un pochettino più delicata, scusate. In gamma abbiamo anche, per esempio, il carbone che deriva dall'Aicoli, che è una quercia molto più forte di sapore. La particolare di questo carbone è che l'azienda produce tutto in maniera naturale, non ci sono additivi all'interno del carbone, i macchinari con cui preparano il carbone non utilizzano nulla che prodotti derivanti dal petrolio, quindi è veramente naturale al 100%. Sprigiona un aroma incredibile, vedrete dopo in accensione come è molto secco e si accende proprio in pochissimo tempo. Ha una lunga durata. Nel caso dell'Aicoli, per esempio, si può utilizzare solo il carbone, non c'è bisogno di aggiungere né chunks né chips per affumicare, perché il carbone è in grado di lasciare la giusta quantità di aroma di affumicato alla pietanza. Cosa facciamo? Andiamo ad accendere il Kamado. Allora, come sempre, l'accensione di un Kamado rispetto a quello che può essere un qualsiasi barbecue a carbone deve essere fatta in maniera delicata. La ceramica ha bisogno di scaldarsi in maniera dolce, quindi noi andremo a accendere una parte centrale di carbone, mano a mano il carbone andrà a accendere l'altra parte. Non posso andare a prendere un cesto accenditore, quindi troppo violento, troppo sarebbe violento, perché rischierei di lo shock termico andare a spaccare la ceramica, soprattutto nelle stagioni invernali, quindi quando fa molto freddo. Il consiglio è di farlo scaldare dolcemente. Noi per praticità useremo l'Uflighter, o altrimenti si possono tranquillamente andare a mettere gli accenditori all'interno del carbone e lo fanno partire. Posto. Lavorare il petto d'anatra non è un'operazione che ci chiede moltissimo tempo, semplicemente Andrea ha tolto dalla confezione il petto e adesso lo sta tamponando per togliere eventuali condense che sono rimaste da quando l'abbiamo scongelato, se non sperare che sia fresco, stai calmo che va bene così. Ecco. Ecco, cosa andiamo a fare adesso? Andremo a togliere queste pellicine silver skin, chiamatele un po'... come volete, diciamo, questa parte qua che alla masticazione possono risultare sgradevoli. Quindi una volta pulita questa parte qua andremo poi a incidere il grasso formando dei rombi per agevolare poi in cottura finale anche a livello estetico, che per agevolare poi quello che sarà la parte estetica. Andiamo magari un po' a squadrarlo adesso, o anche no, perché a noi della parte estetica ci interessa, ma fino a un certo punto. Che se magna. Esatto. Ok. E questa è l'incisione al lato rianzo, eh? Questa è un po' Kill Bill, vedete che i tagli sono pronunciati per andare a incidere completamente il grasso, entrando anche un filo nella polpa. Questo poi ci consentirà, sì, di condurre meglio il calore. Esatto, di anche poi quando andremo a mettere il rub, gli aromi, tutto si mischieranno, quindi andando proprio ad agevolare. E Andrea dall'altra parte ha già tolto le pellicine delle quali vi parlava. Non ve l'abbiamo fatto vedere, perché non siamo due macellai fondamentalmente. Per niente. Cioè io in altri ambiti, Andrea no, bravo ragazzo, però. Ok. Rub. Attenzione, la parete dei rub, come potete notare da lontano. L'ha già preparato prima. Eccolo. Attenzione, eccolo! Incredibile! Allora, Montreal Steak and Burger Rub. Il Montreal è una tipologia di rub che nasce in Canada per le bistecche. È un rub dove alla base c'è molto coriandolo, è molto profumato. È un rub diverso da bistecca, ma una volta provato difficilmente poi se ne fa meno. Io per esempio questo rub lo uso molto anche in cucina, mi viene in mente l'uovo, mi viene in mente il pollo. A volte prendo il caprino, lo tiro fuori dal frigo, un goccio d'olio, ci metto su un po' di questo rub e esplosione di sapore. Ho già provato sul petto d'anatra e devo ammettere che la combinazione mi è piaciuta davvero. Funziona. Sì, devo ammettere di sì. Non andremo a mettere, immagino, una quantità industriale. No, come sempre vogliamo usare la battuta da cinema, ormai non paniamo la carne. Esatto. Devo ammettere che, ripeto, la coppiata, anche come vedete la grana che ha una buona grana grossolana, quindi poi è piacevole in bocca, sviluppa proprio degli ottimi robe. Lo consiglio. Pizzico d'olio per rendere più ricettiva la carne o per altri modi? Per far aderire meglio il rub, poi dopo comunque prima di andare a fare la fase di searing
andremo comunque nella fase della grigliata, la parte finale a cottura diretta, andremo comunque a metterci ancora un goccino d'olio per migliorare. Allora, vedete che la grana è molto, molto più grossolana di altri rub che abbiamo utilizzato anche qui al lab. Ma utilizzi già una funzione preimpostata per l'anatra oppure metti semplicemente allora, mitra all'interno? Nella mia testa c'è appunto di fare una prima fase attorno ai 100 gradi e portare il petto d'anatra fino a 55 gradi interni. Una volta raggiunti i 55 gradi interni, mi basta il tempo necessario, avrò bisogno solo del tempo necessario per croccantizzare la pelle. Quindi non imposti cottura, lo tieni semplicemente come monitoraggio. Come monitoraggio, l'idea è arrivare attorno ai 60 gradi finali circa. Questo è un po' l'idea, però lo vedremo assieme strada facendo. Esatto. È passata solo una manciata di minuti, eppure il nostro carbone, come suggeriva Andrea, si è acceso. Quindi adesso Andrea è già andato a mettere il deflettore e nella parte più elevata a sua disposizione una delle due griglie che compongono quella totale rotonda del nostro Kamado Bono. Sta Andrea adesso operando sulle ventole d'ingresso. Teniamole al minimo. Al minimo. Tenere il minimo. Perfetto. E aspettiamo che si stabilizzi. Aspettiamo che si stabilizzi. Io cerco una ripresa decente. Eccola qua. E lasciamolo stabilizzare. Ok. Fine. Ed ecco qui il nostro petto d'anatra. Chiudiamo e basta. Vedete che nella camera siamo intorno ai 100 gradi più o meno. Meno, direi meno, sì. Bellissimo. Ok, avete visto che abbiamo raggiunto la temperatura ambiente che volevamo, per cui 105 anche in rilevazione con meter, ed è arrivato a bersaglio anche il tempo residuo, il tempo rimanente di cottura, per questa parte naturalmente, 15 minuti. 41 interno, 55 esatto. Obiettivo, preciso. Noi aspettiamo. Aspettiamo. Ragazzi, è pronto? Almeno per la prima parte. Esatto. Almeno per la parte quasi totale in realtà, no? Andiamo a vedere. Gustiamocelo. Ecco qua. Come vedete ha preso un bellissimo colore. Colore meraviglioso. Si è ammorbidito, quindi adesso noi che cosa facciamo? Andiamo a toglierlo, lasciamo aperto tutto in modo che alziamo la temperatura, mettiamo la griglia nella posizione più bassa e via, il divertimento. Pronti. Allora, vedete che Andrea ha tolto il petto d'anatra e ha aperto tutto in sostanza. Sì, abbiamo aperto tutto sopra, adesso facciamo respirare un pochettino il carbone, ecco, vedete come parte in un attimo, tra un po' chiudiamo il coperchio in modo che andiamo a scaldare tutto l'ambiente, andiamo a scaldare la griglia, gli diamo una passatina, una bella oliata e andiamo a grigliare il petto d'anatra dalla parte della pelle per farla croccantizzare. Ma che meraviglia! Abbiamo asciugato, guardate che bel colore che ha preso in questa prima fase di reverse searing. Il grasso adesso, la pelle scusate, al tatto è morbida, quindi andremo a scottarla da questa parte. Abbiamo dato un velo d'olio di semi per agevolare questa procedura. Andiamo a vedere, il Kamado ormai dovrebbe essere pronto e via il divertimento. Pronti ad aprire allora e pronti ad andare a mettere. Mamma mia, che momento. Andiamo a schiacciare per far aderire il meglio. Porta. Non l'avrei mai detto, tra l'altro. Così evitiamo le fiammate. E mentre abbiamo applicato un timerino veloce, 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 guardate qua. Come respira. Allora, ragazzi, siamo già arrivati in fondo dopo neanche un minuto e adesso andiamo a tagliare, giusto Andrea? Yes. Procediamo al taglio. Vedete.
Mamma mia, mamma mia! Bello rosato, consistenza ancora succosa, molto morbido. E adesso vediamo. Ecco qua. Lo faccio assaggio? Direi di sì. Vado con le mani, Direi di sì. Allora, attenzione. È strabuono, è veramente strabuono perché è rimasto, come diceva Andrea, veramente morbido, non è certamente una storia di scarpe, è croccantina la pelle, per cui non tanto da diventare noiosa, però le mangerei tipo un bancale, se fosse possibile. Cosa ne pensi tu? Abbiamo fatto un buon lavoro. Il rub è molto buono. Io mangio un altro pezzo, vai, intanto. Vai. La prima parte di reverse searing, diciamo, ha dato quella nota piacevole di affumicato. L'ultima parte finale ha croccantizzato la pelle, che poi è la parte più ostica del petto d'anatra, perché si rischia magari di andare troppo oltre, troppo indietro rimane un po' gommosa, però è tanta roba. Allora ragazzi, abbiamo cotto un petto d'anatra e onestamente mi sto ancora leccando i baffi e soprattutto poi mi è caduto l'occhio su questo oro che mi fa venire in mente J'adore. Però Andrea, insomma, ce n'è per tutti i gusti, per tutte le taglie, per tutti... Sì, come dicevamo prima, la gamma Kamado Bono è parte da picnic, arrivare a una taglia grande che non vedete qui in esposizione, che è ancora più grande rispetto a quello che abbiamo usato. Nero o rosso... Le caratteristiche sono quelle che abbiamo visto. Come sempre, per qualsiasi informazione www.bbqlab.it, oppure potete scrivere attraverso i canali social bbqlab1984, consigli, idee, ricette, informazioni sui rap. Scrivetemi qualsiasi cosa, per me sarà un piacere fare quattro chiacchiere con voi. Io ringrazio Andrea e ovviamente noi ci vediamo come sempre su BB Cool. Sapete tutti i contatti, ma ve li ricordo brevemente: Luca @ BB Cool per tutte le domande alle quali Andrea non sa rispondere, quindi nessuna. Diana @bbcool.it per tutte le informazioni commerciali, per diventare partner se volete di BB Cool, altrimenti va bene così, continuate a guardare. E poi BB Cooler o il Bordons via direct su Instagram per tutte le immagini delle vostre grigliate. Ragazzi, alla prossima, un grande abbraccio da me e da Andrea. Se non conoscete Mario Lizzi, venite a conoscerlo insieme a me la prossima volta, nel prossimo video. Ci spariamo la tagliatissima, che c'è l'ingrediente segreto, e ci spariamo anche una salsiccia a punta di coltello che, insomma, mi ha portato la mia collega Marina dal Friuli Venezia Giulia. Ragazzi, ci sarà da divertirsi, ve lo dico perché sto girando questo video dopo averla fatta.